Oggi sono arrivato un po' in ritardo, ma non perché avessi altro da fare, ma semplicemente perché siamo partiti da... Partiamo dal fondo oggi, facciamo così, partiamo dal fondo. E vi dico che Allegri ragazzi è in seria difficoltà anche a livello comunicativo e questa difficoltà si rispecchia in quella che è la Juventus. Perché Allegri è stato un po' polemico oggi. Sul finale, a una domanda di Emanuele Gamba di Repubblica, e Gamba gli chiede, al di là di quello che è l'obiettivo minimo, quali sono le tue considerazioni? E Allegri dice una cosa che adesso andiamo ad ascoltarci insieme e poi lo ricondividerò su tutti gli altri social, ma se sono arrivato in ritardo è proprio perché ho voluto creare questo video. Ascoltate tutti. Questo è quello che ha detto oggi Massimiliano Allegri in conferenza stampa. No, minimo, no, aspetta, minimo, no. Allora, Perché, tolgo no, minimo, no, l'obiettivo. no, perché, no, perché bisogna essere chiaro, perché io sono molto realista. La società all'inizio mi ha chiesto, l'obiettivo è la Champions, rientrare in Champions. Punto, finito. No, 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 obiettivo minimo. Cominciamo a usare bene l'italiano. Forse sarò in malafede io, ma ricordo che in occasione della prima conferenza stampa, in occasione della vigilia di Udinese-Juventus, conclusasi poi per 0-3, si era detto La altro. Juventus quando parte, comunque parte per ottenere il massimo dei risultati, partendo però da un obiettivo minimo, quello di rientrare in Champions, a giocarla. Io credo che questo video racchiuda un po' tutto quello che è il momento di Allegri, perché qui cambiano le versioni ogni volta. Dalla prima conferenza stampa, sempre pre-Udinese-Juventus, del ritorno di Allegri, che si parlava di tornare a vincere, di portare risultati, agli obiettivi minimi. E io mi ricordo di aver sentito obiettivo minimo e sono andato a riascoltarmi tutta la conferenza stampa pre-Udinese-Juventus, perché ricordo che la prima conferenza di quest'anno si intitolava il video che avevo portato qui sul canale "Perché parliamo di obiettivi minimi?", perché per me è una roba inconcepibile. Parlare di obiettivi minimi alla Juventus non esiste. È una cosa che per me non esiste, a maggior ragione nella prima conferenza stampa stagionale. E ricordo che quella roba lì mi aveva dato un fastidio da matti, per quello sono andato a recuperare questa clip. Allegri l'avete visto anche scocciato, gli dà anche fastidio che si parli di obiettivi minimi, proprio della serie hai fatto il minimo e adesso va a ritrattare. Prima si parlava di scudetti, di vittorie, poi è diventato che gli hanno sempre chiesto la Champions come minimo e adesso invece è diventato che gli hanno chiesto la Champions, punto. Cioè questa è difficoltà proprio dal punto di vista comunicativo e questa difficoltà la sta trasmettendo alla squadra. In questo momento Allegri è in difficoltà comunicativa, è in difficoltà lavorativa, è in difficoltà, punto. Ora andiamo avanti perché questa è stata l'ultima domanda, ma io la devo mettere come prima, perché mi fa capire tanto lo stato d'animo di questo allenatore e di questa squadra al momento. Allegri dice, settimana buona di lavoro, come sono state le altre prima dei risultati negativi, come le erano le altre con risultati buoni. Nel calcio succedono sempre questi periodi. Domani abbiamo una partita difficile contro una squadra che gioca bene e crea. Noi abbiamo un obiettivo principale, tornare a vincere. Mister, se è una partita difficile in casa col Frosinone, che nelle ultime quattro, se noi abbiamo fatto 2 punti, loro ne hanno fatto uno, allora diventa un problema. È una partita difficile per noi, non per loro. Cioè, perché siamo noi il problema, non perché sono loro il problema. Il problema è la Juventus. Non è il Frosinone, perché potrebbe essere la squadra più scarsa del globo che in questo momento potremmo far fatica a fare risultato anche contro di loro, ma non perché di là c'è una squadra che gioca bene, crea. Hanno fatto 1 punto nelle ultime quattro, noi due, quindi da quel punto di vista del rendimento siamo bene o male la stessa roba. Non ci saranno modifiche, noi difendiamo sempre a 4, non dobbiamo cambiare niente, perfetto, allora va tutto benissimo così. E poi non è vero che difendiamo sempre a 4, però. Va bene, Alcaraz sono contento, devo decidere, può darsi che giochi domani, ma dovrò valutare tra oggi e domani mattina perché giochiamo a mezzogiorno e 30, ricordatevi che giochiamo a mezzogiorno e 30. Quest'anno abbiamo fatto 3 partite simili, col Bologna in casa, con il Sassuolo e a Verona. Boh, simili perché non le abbiamo vinte forse. Partite spaccate in due, fortunatamente due le abbiamo pareggiate e una persa, pensa che fortuna. Non siamo per quelle partite, serve tornare a essere ordinati e compatti. In quelle partite può succedere di tutto. Serve serenità. A Verona abbiamo fatto buone cose e creato occasioni importanti. Serve essere più ordinati e compatti. No, a Verona non abbiamo fatto buone cose. Non abbiamo fatto buone cose.
e se l'obiettivo è sempre solo essere più ordinati e compatti non lo abbiamo capito e non ne verremo fuori. E torniamo all'ultima conferenza stampa commentata qua, che si è trasformata nel 2-2 di Verona, perché tanti dicono le conferenze stampa non hanno senso, chi se ne frega quello che dice, verissimo, però ti danno anche, ti prova la febbre, vanno a essere una sorta di termometro per quella che è la condizione proprio dei protagonisti. Entusiasmo sempre, per me allenare è passione e amore, soprattutto nella Juventus, lo è stato dall'Alianese fino ad oggi, ma qui sono 8 anni di lavoro e che faccio parte di questa società e ho ancora più responsabilità. Abbiamo iniziato un progetto quando sono tornato. Con la società, prima con il presidente, con Cherubini arriva bene Nedved e ora congiunto Liscanavino e altri abbiamo continuato quello che ci è stato chiesto. Ripeto, non è così. Normale che la Juve devi cercare di vincere, quell'ambizione l'abbiamo tutti, diamo tutti il massimo per vincere, poi ci sono le avversarie, avversarie che però quando si vinceva non veniva mai citate. E c'era lo stesso, L'altro giorno ho guardato dei dati, 38 scudetti della Juventus sono così suddivisi, così a caso, tiriamo fuori i 38 scudetti della Juventus per già il fatto che abbia detto 38 almeno. 5 scudetti di Carcano, poi i 9 scudetti, la Juve ha vinto un massimo di 2 scudetti di seguito. La percezione è che questi 9 scudetti, tra virgolette, abbiano drogato la realtà delle cose, ma è così, ma indubbiamente, ma qua il punto non è che non abbiamo vinto lo scudetto quest'anno, Cioè che sia chiaro che il punto non è che non abbiamo vinto lo scudetto quest'anno, bisogna anche un po' ampliare, se ampliamo fino ai 38 scudetti ampliamo un po' di più su questa singola stagione, anche perché non è finita e siamo già fuori dai giochi ancora. Vincere anche solo 3 scudetti è difficilissimo, non l'ha mai fatto la Juve in tutta la sua storia, ne ha 22 perché è normale, ma poi penso anche in Europa parte qualche squadra cavolata, perché in Europa ci sono delle squadre in campionati come magari alla Serie A dove c'era una vera e propria divisione tra la più forte e le altre in cui continuavano a vincere, mi viene in mente il Bayern Monaco, mi viene in mente il PSG e bla bla bla. La cosa straordinaria sono stati 9 anni, la dimostrazione che il lavoro fatto era straordinario, la dimostrazione anche che il lavoro di oggi forse non è così straordinario. Noi siamo in costruzione, poi è normale che abbiamo l'ambizione di portare a casa la Coppa Italia, ma non sarà facile, ovviamente, ormai non ne faccio niente, non ne faccio neanche Juventus Frosinone, figuriamoci la Coppa Italia. Poi abbiamo l'obiettivo della Champions, che ci è stato chiesto dalla società, e torniamo alla clip iniziale, con la crescita di tanti ragazzi. Detto questo è inutile parlare di queste cose, ma cavolo, le hai tirate fuori te? È inutile parlarne. Le tira fuori lui e poi è inutile parlarne, però intanto le diciamo incomplete, le diciamo come ci fanno comodo, ma intanto le diciamo, però è inutile farlo. Vabbè. Importa la partita di domani, dove contano i 3 punti per riprendere il cammino. La squadra si è allenata bene, su questo bisogna continuare, non finisce domani il campionato. Per essere in Champions servono almeno 70 punti. Questo passaggio vuoto che c'è stato ci sarà utile per la crescita di questa squadra, speriamo. La costruzione non la facciamo in un giorno, è normale che ci vogliano fatica, lavoro e sacrificio. Poi il rischio è che se non fai le cose per bene, con l'equilibrio e non hai le spalle larghe, rischi di distruggere tutto. Noi non siamo in questa situazione. Di questi momenti ne ho passati, ne hanno passati i ragazzi e ne passeranno. L'importante è concentrarsi su questi 3 mesi importanti con l'obiettivo di raggiungere la Champions, che garantisce un futuro importante a società e squadra, sia in termini tecnici sia in termini economici. Quindi tutto il resto non conta. Ora bisogna essere allineati e concentrati su domani, poi su Napoli. Ci sono 13 partite, cioè 39 punti a disposizione, e ne servono un tot per arrivare in Champions. Non ho pensato alla diffida di Vlahovic, domani andrà in campo la miglior formazione possibile per battere il Frosinone, però le partite si giocano in 16, questi momenti ne ho passati, bisogna farli passare, sta a noi rovesciare il momento, nessuno ci deve regalare una vittoria o essere d'aiuto, siamo noi che con una partita di ordine, compattezza, tecnica e fisicità, grandi classici di Allegri, sapendo che questa vittoria ci farebbe vedere le cose in un altro modo, come succede sempre, come mi è successo in tutti gli anni di carriera in questi momenti. Non eravamo dei fenomeni un mese fa, non siamo dei brocchi ora, anche questo grande classico. Questo è il calcio e va affrontato e visto come opportunità di crescita. Questa è la cosa più importante. Dopodomani ci sono altre 12 partite per garantirsi questa Champions. Bisogna essere concentrati su questo. Allegri continua a battere il chiodo sulla Champions. Sarà perché il discorso che ha fatto l'altro giorno in cui diceva alla squadra che bisogna abbandonare il sogno scudetto e quelle robe lì e bisogna riprendersi e concentrarsi solo sulla Champions, quindi la sua linea di comunicazione è questa, bisogna vedere come la digeriscono i calciatori. In questo momento non firmerei niente, ho un contratto fino al 2025, la priorità è il futuro, è domani, serve portare la Juventus a giocare la Champions di nuovo. Riapro e chiudo questa parentesi, l'ho detto tante volte, poi divento noioso. Quando si parla di costruzione non scordiamoci che la Juventus dal 2011 partecipa alla Champions. Io me lo ricordo quando perculavamo De Laurentiis che diceva che il Napoli tot anni che era in Europa. Io me lo ricordo, si diceva che era provinciale. Me lo ricordo, non è passato tanto. Abbiamo il dovere di riconfermare il risultato Champions dell'anno scorso.
Siamo fuori, ma non è dipeso da noi, questo indubbiamente. Mantenere una certa posizione in classifica dove cambiano tanti giocatori e si abbassa l'età media significa che la società ha fatto un buon lavoro. Bisogna stare attenti a non distrarsi da cosa sarà l'anno prossimo. In questo momento non abbiamo né la certezza di entrare in Champions né la certezza di giocare a finale di Coppa Italia. Mi sembrano le dichiarazioni dopo le penalizzazioni dicendo che dobbiamo stare attenti ai punti salvezza, una roba del genere. E come in tutte le cose ci vuole calma, pazienza e equilibrio, soprattutto all'interno. Poi dice, poi all'esterno è normale che il risultato condiziona la prestazione della squadra, ma giustamente fa parte del vostro lavoro. Mister, il risultato condiziona anche la percezione del lavoro in generale, perché, ripeto, a oggi si parla del valore delle avversarie e del fatto che se si arriva in Champions si è già fatto il nostro. Quando si vinceva si diceva che i più bravi vincevano e gli altri non vincevano mai. Non si diceva guarda il Napoli che bravo che 10 anni che entra in Europa, non si diceva sì però poverini gli altri magari hanno delle rose migliori ed è peggiore rispetto alla nostra. Quindi ripeto, dal punto di vista comunicativo in questo momento c'è un vero e proprio disastro. Bisogna accettarlo, accettare le critiche e continuare a lavorare con le spalle larghe per non farci spostare da nessuno. Ma mister, vi siete spostati da solo fino adesso? Non c'è stato un crollo emotivo, assolutamente no. E insomma, è un momento dove dopo 15 minuti con l'Empoli si è rimasti in 10. Vabbè, allora perfetto, le ultime 4 partite sono dipese soltanto dal fatto che con l'Empoli si è rimasti in 10. No, è perché dopo riusciamo anche a peggiorarla l'analisi. Perché poi Empoli, Milano e Udine sono state partite buone dove il risultato ci ha penalizzato. Ma per l'amor del Signore, ma veramente, ma per l'amor del Signore, non facciamo passare questa roba qui, per l'amor di Dio. Verona delle ultime 4 è stata la peggiore perché è disordinati, però prima avevamo fatto buone cose, creato tante occasioni, avevamo voglia di vincere subito la partita, troppa frenesia che non bisogna avere. Domani avremo 100 minuti per vincere la partita, serve una partita solida, questo è il trucco, questo è il modo, serve una partita solida, fisica, tecnica, queste sono le cose che servono domani. Siamo sempre lì. Per la corsa Champions ci sono Atalanta, Bologna, Roma, Lazio. Però perché di questa allora non mettiamo in gioco il valore delle avversarie? Le famose rose, famosi giocatori che fa la differenza, le categorie, no? Per Atalanta, Bologna, Roma e Lazio non vale. Tanti punti a disposizione, difficile dire la più pericolosa. Hanno qualità e sono forti. Rabiot non ha fatto una bella partita, lo sa, ma ha fatto gol e un bel assist per Vlahovic. Sono contento, è il motore della squadra a livello fisico, tecnico e di partite importanti che ha giocato, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Farà 3 mesi buoni, con buone prestazioni come il resto della squadra. Avremo la possibilità in futuro di lavorare per cercare di arrivare con giocatori più offensivi come Yıldız, Chiesa e Vlahovic. In futuro. Perché... si sa mai farlo già adesso, preserviamo questo equilibrio, cavolo, questo equilibrio qua che c'è in questo momento qua è un equilibrio da preservare assolutamente, sia mai provare a dare uno strappo con i calciatori migliori in rosa, perché le partite le vincono i calciatori, ma i calciatori migliori tutti insieme non li mettiamo, perché comunque anche con Cambiaso, Vlahovic e Chiesa o Yıldız al posto di Chiesa, Cambiaso è un giocatore offensivo, quindi sì, mettiamo un terzino nel 4-3-3 perché è un giocatore offensivo. Più che di moduli dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che creiamo, tornare a avere la solidità che non abbiamo, perché abbiamo preso 5 gol nelle ultime 4 partite, non va assolutamente bene. Quindi la ricetta per tornare a vincere è fare più gol e subire meno gol. Questo è quello che dobbiamo fare. Fare più gol e subire meno gol. Era così semplice, cavolo, ma perché non ci abbiamo pensato prima? Adesso vinceremo la Champions League. Peccato solo che non ci partecipiamo, perché se avessimo partecipato quest'anno alla Champions sapendo che dovevamo farne di più e prendere di meno, era l'anno buono per alzare la Champions. Spero di indovinare la formazione. Se la sbaglio all'inizio in panchina avrò dei giocatori importanti per aggiustarla. Sappiamo che il Frosinone è una squadra che con la Roma nel primo tempo ha tirato 15-17 volte in porta, ma è una squadra che non si ferma. Sarà che poi ha perso 3-0, non importa quante volte tiri in porta, ma la qualità poi anche di occasioni che vai a creare, e comunque anche il portiere fa parte del tuo schieramento, della tua formazione, della prestazione. Quando va sopra o sotto non cambia modo di giocare, con un allenatore che sta facendo molto bene e con giocatori che sono bravi tecnicamente, perché quando poi bisogna lodare gli altri si guarda che hanno tirato 15 volte in porta, sono andato a controllare, sono 18 tiri in totale, non importa, tra l'altro, vabbè, però questo è un altro discorso. Quando invece è però abbiamo vinto. Qua non importa che abbiamo perso 3-0, guardiamo che nel primo tempo hanno tirato in porta, poi hanno perso 3-0, ma fa lo stesso. Alla Juve è bellissimo, se a uno piace la pressione,
se la Juve vince 3-2 non va bene perché hai preso due gol, se vince 1-0 non va bene perché ne hai fatto solo uno. Questo è un sassolino che si voleva togliere dalla scarpa, fatto bene a toglierselo, anche se non corrisponde esattamente alla realtà di quello che accade internamente alla Juventus, e lo sappiamo benissimo. Queste sono percezioni di vari pensieri, di vari tifosi, che Allegri utilizza, va a strumentalizzare per portare avanti il suo pensiero, cose che succedono a tutti, vabbè. Questo lo andiamo avanti. Alla Juve non va mai bene niente, ecco perché bisogna cercare di vincere per passare una bella giornata il giorno dopo. Questo è l'importante. L'importante è vincere la Juve per passare una bella giornata il giorno dopo. Ciao. Bisogna allenarsi alle critiche, prestare alla Juventus, al fatto che serve rimanere competitivi, e questo stiamo lavorando. Alcaraz è un buon giocatore, un ragazzo che non ha tanta esperienza, ma ha tecnica e buon tiro. Credo che sia una mezzala offensiva o un sottopunta. Secondo me è il ruolo migliore che può fare. E poi c'è appunto il siparietto, dice: io sono molto realista, la società all'inizio mi ha chiesto l'obiettivo Champions, rientrare in Champions non è un obiettivo minimo, cominciamo a usare bene l'italiano. E Gamba risponde: c'è modo e modo di tornare in Champions, se ci torni al secondo o terzo è un conto, se ci torni all'ultima giornata alla quarta è un altro. Qua una citazione a Pirlo. Io aggiungo che puoi valutare una stagione, se arrivi secondo, ma da febbraio in poi non hai più visto la prima e concludi a meno 10, meno 12, meno 15 punti, non hai lottato per lo scudetto. Però mia percezione è una cosa che dico dall'inizio di quest'estate, da fine di quest'estate, che se la Juve arriva lì a giocarsi fino in fondo, c'è poco da dire. Però se poi arrivi secondo, terzo, come l'anno scorso col Napoli, hai fatto una bella stagione, perché sempre nella conferenza con l'Udinese Allegri dice: la differenza tra noi e il Napoli, loro hanno fatto 45 punti in trasferta, noi solo 30, la differenza sono quei 15 punti in mezzo. Eh sì, la differenza tra Juve l'anno scorso e il Napoli l'anno scorso era tutta lì, soltanto sulle trasferte, non c'era nessun altro tipo di differenza. Il mio futuro, la società è sempre stata, e lo è anche ora con i nuovi dirigenti, pronta a programmare il futuro. L'amministratore delegato Scanavino, il direttore Giuntoli e Manna sicuramente programmeranno il meglio per la Juventus. Io in questo momento, non solo io, dobbiamo tutti lavorare senza farsi distrarre da quello che sarà l'anno prossimo, sul raggiungimento dell'obiettivo, che è la cosa più importante. Bisogna avere le spalle larghe, far passare questo momento e vincere domani, che è la cosa più importante. E poi vedremo. E allora ragazzi, vedremo, scusatemi se sono stato un po' polemico, però poi queste cose mi fanno girare particolarmente le scatole, perché bisogna essere anche obiettivi, bisogna anche cercare di capire i momenti, cosa dire, la percezione, bisogna capire tante cose, soprattutto a livello comunicativo, sistemare, perché si fa prima a sistemare a livello comunicativo che in campo, e sono sicuro che migliorando a livello comunicativo poi anche in campo qualcosina si andrà a sistemare, che non significa migliorare, non significa azzerare, non significa essere a posto. Ma se c'è questa situazione qua, io sono convinto che passi dal punto di vista comunicativo anche. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ciao.